Targeted by the COINTELPRO program, a program that was set up by the Federal Bureau of Investigation to eliminate all political opposition to the U.S. government's policies, to destroy the Black Liberation Movement in the United States, to discredit activists, and to eliminate potential leaders. Under the COINTELPRO program, Many political activists were harassed, imprisoned, murdered, or otherwise neutralized. As a result of being targeted by COINTELPRO, I, like many other young people, was faced with the threat of prison, underground, exile, or death. The FBI, with the help of local police agencies, Quando portarono in sede il giornale delle Black Panthers il numero in cui Doruba, Cette e la moglie di Cette, Connie Matthews, erano bollati come nemici del popolo, mi rifiutai di venderlo e lo attaccai come una spudorata menzogna. Ero stata così schietta nelle mie critiche che sapevo che era solo questione di tempo prima di essere espulsa a mia volta. Stanca e disgustata decisi che era giunto il momento di lasciare il partito. La maggior parte delle Panthers capiva perché me ne andassi e rimasi in buoni rapporti con loro. Mi telefonavano e mi domandavano se potevano passare a trovarmi o dormire da me. Quasi ogni giorno avevo la descrizione colpo su colpo di ciò che stava accadendo nel partito. La tensione era cresciuta ancora, le differenze tra i quadri di New York e la direzione della West Coast si erano allargate. Tentai allora di convincere i compagni della necessità che si mettessero tutti intorno a un tavolo e risolvessero le divergenze. Non accadde nulla di tutto ciò. Venne invece a trovarmi un gruppo, facendo salti di gioia, si erano separati dalla direzione della West Coast. Per me era veramente triste che non fossero riusciti a incontrarsi e a pianare i loro problemi. Da quando avevo lasciato il partito la mia vita era diventata sempre più impossibile. Ovunque andassi mi sembrava sempre che due investigatori mi stessero seguendo. Guardavo dalla finestra e là, nel mezzo di Harlem, di fronte alla mia casa, stavano seduti due uomini bianchi a leggere il giornale. Ero spaventata a morte di parlare nella mia stessa casa quando volevo dire qualcosa che non fosse di dominio pubblico. Accendevo il giradischi così alto che le microspie avrebbero avuto un bel da fare per ascoltare. Era così strano. Non avevo ancora ricevuto la bolletta del telefono, anche se erano passati dei mesi da quando avevo pagato l'ultima, eppure il telefono continuava a funzionare. Strane persone andavano a trovare i miei vicini a fare domande. Non sopportavo l'idea di andarmene nel mio appartamento perché l'affitto era così economico. Pagavo qualcosa come 65 dollari al mese e se ti abituavi a 5 piani di scale non era affatto male. Era uno di quegli edifici ad affitto controllato in una traversa della strada verso il City College dove eri iscritta, ma non avevo altra scelta che andarmene. Era impossibile vivere circondata da tutte quelle apparecchiature di controllo. Decisi di donare l'appartamento alle Panthers e di cercare un altro posto dove andare e vivere, vivendo nel frattempo con amici un paio di giorni qui e un paio di giorni lì, fino a quando avessi trovato un altro posto. Ma un giorno, mentre stavo affrettandomi sulla strada verso casa, un amico mi chiamò. Che c'è? gli domandai. Non andare a casa. Cosa vuol dire non andare a casa? Brulica di sbirri ti stanno aspettando. Andai in giro per un po', cercando di ragionare che potevano farmi se tornavo a casa. Non avevo fatto niente. Pensai alle Panthers 21. Anche loro non avevano fatto niente. In ogni modo, loro possono fare tutto quello che vogliono. Pensai alla mia piccola tana. Forse avevano registrato la mia voce, avevano fatto un montaggio di pezzi di conversazione, facendola sembrare una cospirazione per fare qualcosa, forse mi avrebbero accusata di nascondere un evaso o di cospirare per nasconderne uno. Tutti dicevano che mi stavano alle costole perché pensavano che li avrei portati da Cet, Doruba o qualche altro compagno costretto alla clandestinità. Forse avrebbero tentato di interrogarmi, picchiarmi, torturarmi fino a quando non avessi firmato una falsa confessione o qualcosa del genere. Una cosa giusta allora la decisi, lì sul momento. Non sarei assolutamente andata a casa e non avrei assolutamente risposto a domande di nessuno. Pensai di andare da Evelyn, ma immaginai che gli sbirri fossero anche là ad aspettarmi. Decisi che la miglior cosa da fare fosse restare tranquilla per un po, fino a quando avessi scoperto cosa stava succedendo e potessi prendere una decisione. Clandestina. Il modo in cui mi immaginavo inizialmente la clandestinità era pura fantasia. Quando Said me ne parlava mi immaginavo persone nei seminterrati che passavano attraverso porte segrete nascoste dietro le librerie e che scomparivano nel nulla. Mi ero immaginate più sofisticati gingilli del tipo io spio, travestimenti fantastici, finte pareti, tutta roba nel genere del televisivo di Mission Impossible. Rimasi inebetito una volta al supermercato incontrai un fratello che conoscevo. Sapevo che gli sbirri lo stavano cercando, si era raso a zero, ma era sempre lo stesso. Dovetti trattenermi dal chiamarlo. Continuai a camminare, pensando che il fatto di vedermi lo avrebbe potuto innervosire. Anche se ho sempre pensato che un giorno sarei stata probabilmente coinvolta nella lotta clandestina, non avevo mai seriamente pensato a diventare io stessa una clandestina. E in ogni caso l'avevo sempre vista più o meno come la conduzione di una doppia vita. Pensavo che il modo migliore di lottare fosse avere un lavoro regolare o qualcosa del genere come copertura e poi andare in giro la notte o comunque quando fosse necessario e fare ciò che andava fatto, stando attenta a non lasciare tracce. Penso ancora che questo sia il modo migliore, ma si deve anche prevedere la possibilità di essere scoperti e quindi prepararsi ad ogni eventualità. Alla fine degli anni 60 e agli inizi degli anni 70 sembrava che la maggior parte la, che da ogni parte la gente entrasse in clandestinità ogni settimana sentivo di qualcuno che scompariva la repressione della polizia si era battuta così duramente sul movimento nero che sembrava che l'intera comunità nera fosse sulla lista dei più pericolosi ricercati dell'FBI la repressione si era battuta così rapidamente che molte persone non avevano avuto alcuna possibilità di organizzarsi in qualche modo io mi trovavo ora in una specie di limbo ondeggiando avanti e indietro sopra e sotto. Per quanto ne sapevo mi cercavano solo per interrogarmi. Non avevo fatto niente e non pensavo che la situazione fosse troppo grave. Dovevo essere discreta e cambiare alcune abitudini, ma mi sentivo relativamente libera di muovermi legalmente e in clandestinità senza troppi problemi. Non avevo intenzione di rispondere alle domande di chi che sia e così avevo deciso di restarmene tranquilla. Fino a quando la situazione fosse stata meno calda, le cose da fare erano comunque sempre molte. Lavoravo soprattutto nelle stazioni ferroviarie e nei centri di assistenza. C'erano da soddisfare i bisogni primari delle persone, poi bisognava anche aiutarle ad andare dove volevano. Era un lavoro che richiedeva molta attenzione e notevole concentrazione per i dettagli. Dopo poco tempo scoprì che le mie capacità di osservazione erano notevolmente aumentate. Dovevo tenere aperti gli occhi su tutto ciò che accadeva guardando davanti a me allo stesso tempo guardandomi alle spalle. Il lavoro era interessante e si adattava bene al mio temperamento irrequieto e attivo, ma mi risultava abbastanza difficile cambiare il mio modo di instaurare i rapporti con gli altri ero sempre stata aperta e fiduciosa e mi riusciva veramente difficile cambiare. Solo dopo aver rischiato veramente di essere uccisa, ho cominciato a sviluppare un carattere più sospettoso. Incontravo un bel po di persone, alcune delle quali già le conoscevo e altre no, di vari collettivi, membri di diverse organizzazioni, anche di altre parti del paese. Ero sorpresa di quanto fossero disorganizzate molte persone e cercavo di aiutarle ad organizzarsi in modo più disciplinato. Mi sforzavo di capire alcune delle cose che vedevo, ma la gente si muoveva così in fretta che era difficile seguire tutto ciò che facevano. Era una nuova situazione per me, suppongo, che ognuno di noi vi prendesse parte come in un gioco di testo croce, cercando di afferrarsi. A quanto stava accadendo o cercando di trovarvi una propria collocazione. Avevo sentito la radio, avevo visto dei servizi alla televisione. La mia reazione fu di gioia: il gioco si stava capovolgendo. Con tutti i neri che il Dipartimento di Polizia di New York assassinava ogni giorno, qualcuno finalmente aveva cominciato a fargliela pagare. I media erano pieni di aggettivi, insensati, brutali, perversi omicidi sanguinari eccetera. Il 19 maggio, compleanno di Malcolm X, due poliziotti erano stati uccisi a colpo di mitragliatore sul Riverside Drive. Mi dispiaceva per le loro famiglie, mi dispiaceva per i loro bambini, ma mi sentivo sollevata dal fatto che qualcuno oltre a neri, portoricani e cicanos venisse fatto fuori. Ero stanca che fossimo sempre noi ad essere le uniche vittime e non mi importava che lo si sapesse. Per quanto mi riguardava, la polizia nelle comunità nere non era altro che un esercito di occupazione straniero che picchiava, torturava e assassinava il popolo a suo piacere e senza restrizioni. Odio la violenza, ma la odio ancora di più quando è unilaterale e viene usata per opprimere e reprimere i poveri. Ero comunque ancora sotto shock. Quella merda era reale, accadeva veramente, qualcuno aveva cominciato a fare cose sulle quali il resto di noi fantasticava soltanto. Ricevetti una visita di primo mattino. Un mio amico era andato all'angolo a prendere i giornali e qualcosa da mettere sotto i denti. Tornò indietro tutto eccitato. Guarda qui, sorella, penso dovresti dare un'occhiata. Adesso non ho voglia di guardare proprio niente. Voglio mangiare qualcosa. Cosa hai comprato da mangiare? È una cosa seria, sorella. Vuoi venire a vedere? No, non me ne frega niente, sto morendo di fame, dissi. Comunque presi in mano il giornale. Oh merda, oh merda, merda! Fu l'unica cosa che riuscì a dire. Lessi freneticamente ogni parola dell'articolo, fissai la mia foto in prima pagina sul Daily News. L'articolo diceva che mi cercavano per interrogarmi sul mitragliamento degli sbirri. Merda! Camminavo a vuoto in un cerchio. Non ci potevo credere, eppure lo stavo leggendo. Devi andartene di qui, sorella, disse il mio amico. Dove, dove dovrei andare? Non lo so, ma dobbiamo tirarti fuori di qui. Forse puoi provare ad agganciare gli altri. Sapevo che avrei dovuto agganciare qualcuno in clandestinità, ma questo non era il momento di andare in giro a cercare gente. Stranamente mi sentivo calma e volevo continuare ad esserlo. Chiesi al mio amico di andare a prendermi una parrucca o qualcos'altro in modo da potermi muovere un po'. Mentre era fuori a prendere le cose di cui avevo bisogno, sfogliai il mio libretto degli indirizzi e pensai mentalmente alle persone presso le quali gli sbirri potevano facilmente rintracciarmi. Dovetti reprimere il desiderio di telefonare a mia madre per dirle che, almeno per il momento, ero relativamente al sicuro e che le volevo bene. Quando fui per strada, incominciai a sentire la tensione in tutto il corpo. Camminavo cercando dei segni nei volti della gente. Percorsi un paio di isolati, prima di rendermi conto che nessuno al mondo mi prestava attenzione. Sentii dei passi di corsa dietro di me e mi voltai di scatto solo per scoprire che era un gruppo di bambini. Quella sera avevo in programma di andare a trovare un'amica e decisi di andare in quella direzione. Viveva da sola in un quartiere tranquillo e sapevo che sarebbe stato praticamente impossibile rintracciarmi da lei. La sua vita consisteva fondamentalmente nel lavoro e nel frequentare la scuola serale. Ero un po nervosa quando fui da davanti alla sua porta. Forse stavo facendo la cosa sbagliata coinvolgendola in tutto questo. Forse si sarebbe arrabbiata con me perché ero venuta. Decisi che non sarei restata, mi sarei fermata solo per spiegarle perché ero arrivata così tarli, tardi e dirle addio. Rispose alla porta con una sciagamana intorno alla testa. Perché diavolo ci hai messo così tanto? Da dove cominciare? Mi è successa una cosa strana mentre veniva a casa tua. C'è qualcosa che ti devo dire, iniziai. Sono venuta solo a salutarti. La polizia mi sta cercando. La mia foto ricopre tutta la prima pagina del Daily News. Non riesco a credere che tutto questo stia accadendo, eppure accade. Lo so, lo so, mi disse. Quello che, vogliono, quello che voglio sapere è perché ci hai messo così tanto per venire qui. La fissai sbalordita, non capivo. Se era al corrente di quanto stava accadendo, perché mi aspettava? Sono passata solo un minuto per farti sapere cosa succede e per dirti che sto bene. Stai bene? Le dissi sì. Dove andrai? Le dissi che avrei raggiunto delle persone che conoscevo. Dove devi andare? Hai dei soldi? Hai idea di come contattare quelle persone? Come posso aiutarti? Le dissi che aveva appena scoperto l'accaduto e che me la sarei cavata svignandomela e muovendomi furtivamente per un po' fino a quando avessi potuto riprendere i contatti. Ragazza mia, sei pazza. Voi militanti non avete un briciolo di buon senso. Ti vuoi togliere quella schifezza che hai in testa e sederti un attimo così possiamo parlare? Si riferiva sempre a me e ai compagni con l'espressione voi militanti. Anche lei era una militante, ma al momento non era attiva, ma sulla strada del fronte come lo chiamava lei. Hai scritto da qualche parte questo indirizzo e il mio telefono? No, nessuno sa chi sei e che ci conosciamo. Per fortuna non avevo mai avuto l'abitudine di scrivere molto, e da quando le cose avevano cominciato a scottare, avevo trasformato in codici la maggior parte dei miei numeri di contatto. Conoscevo il numero di telefono di tutti i miei amici a memoria, così non c'erano problemi. Non l'avevo mai neppure chiamata dal telefono della 138 strada, nella mia ultima casa. Le dissi che per quanto ne sapevo non c'era alcun modo attraverso cui potessero risalire a lei. E allora rilassati, stupida. Non ha senso che te ne stia fuori in strada a girare proprio adesso. Rilassati e calmati. Senti, le dissi. Non voglio farti pressioni. è una faccenda mia, non tua, e non voglio coinvolgerti nelle mie cose. Donna, vuoi star zitta, per favore? Queste non sono faccende tue, queste sono faccende nostre. Mi hai già coinvolta, e se non avessi voluto essere seccata, non te avrei aperto la porta. Sono tua amica, e ho fiducia in te, ti voglio bene. Ti nasconderai in qualsiasi, in qualsiasi momento e comunque dove pensi che ti nasconderesti sulla luna. La fissai con ammirazione. Non l'avevo mai realmente conosciuta. Una, una vera sorella, anche se cinica, un po troppo cinica, ma una donna veramente in gamba. Tieni, disse, passandomi un coltello, cipolle e patate, renditi utile. Anche voi militanti dovete mangiare. Rimasi seduta. Ridacchiando, ridacchiando e pelando patate, parlando con lei e sentendomi veramente a casa. È mattino presto, devo andarmene. Il trasferimento deve essere fatto di mattina presto, con cautela, visto che la mia foto è stata messa su tutti i giornali. Manifesti di ricercata dappertutto e qualcuno mi ha detto che la polizia ha una mia foto sul cruscotto di ogni auto. Preparo con cautela il mio travestimento, non intendo dare nell'occhio qualcosa che mi confonda fra le altre persone che prendono la metropolitana di mattino presto. Mi guardo allo specchio, decidendo che devo sembrare una segretaria o una donna di servizio. È troppo presto al mattino per una segretaria. Decido di sembrare una donna nera povera. Calze grosse, orribili scarpe basse e nere consumte, borsetta di plastica a pezzi, una giacca scozzese ormai da buttare, e naturalmente una, una parrucca del tipo Dio abbi pietà di me. La mia faccia mattutina gonfia, impiastricciata goffamente di rimele rossetto, s'intona perfettamente al mio look. Scendo in metropolitana, mi fermo a comprare il Daily News, sto sul marciapiede ad aspettare il treno. Sfoglio il giornale per assicurarmi che non ci siano foto familiari. Scorro i titoli per trovare il solito assortimento di storie scandalistiche e distorsioni, mezze bugie di destra. I titoli, come al solito, sono atroci. Comunisti sbarcano nello spazio cosmico. Acciuffato il bandito della lampadina elettrica. Marit Maritino ha rapporti con pupa di campagna. Finalmente arriva il treno. Controllo i vagoni mentre passano, cercando lo sbirro di sorveglianza. Non vedendolo, mi dirigo verso il vagone davanti, piombo su un sedile libero e sprofondo immediatamente nella lettura del giornale. Con una certa precauzione mi guardo in giro per vedere chi sta viaggiando nel mio scompartimento. Mi rimprovero subito per essere uscita così presto al mattino. Ho una strana sensazione che qualcosa non vada, ma non riesco a capire cosa. Il vagone della metropolitana ha una strana atmosfera crepuscolare, ad eccezione di pochi uomini bianchi che hanno l'aspetto di gente che lavora in fabbrica, per il resto sono donne nere: una indossa un uniforme di inferm infermiera, un'altra aveva l'aria di andare in chiesa, a cappello e tutto, e le altre hanno più o meno il mio stesso aspetto. Continuo a scrutare la gente e a registrare mentalmente. Con l'unica eccezione tutte queste sorelle indossano una parrucca. Mi sento così nervosa. Nascondo i miei meravigliosi ca capelli crespi sotto questa parrucca che odio. Nascondo cose mie per salvarmi la vita. Io che ho dovuto mettere da parte gli scialli e i miei grandi orecchini di perle, la giacca di tela grezza di cotone, il poncio rosso, nero e verde, i miei lunghi abiti africani per poter combattere ad un altro livello. Sono la stessa che ora guarda da sotto la parrucca le altre sorelle. Forse stiamo tutte scappando e nascondendoci. Forse stiamo tutte scappando da qualcosa. Viviamo tutte un'esistenza clandestina. Sicuramente siamo state tutte oppresse e perseguitate. Mi immagino i titoli dei loro giornali: donna negra arrestata per i capelli crespi, ragazza afro dai capelli arruffati, mamma militante smascherata. È veramente troppo da sopportare. Ce ne hanno fatte di cose orribili. Un'intera generazione di donne nere che si sono nascoste sotto i capelli di gente bianca morta. Ho bisogno di piangere, ma non ce la faccio. Attirerei l'attenzione. Evito di alzarmi fino a quando arriva la mia fermata, prego e lotto per il giorno in cui potremo tutte uscire da sotto queste parrucche. Fatti correnti. Capisco d'essere leggermente fuori moda. Chi sta nella folla non vuole saperne di me. Qualcuno dice che sono troppo nera anni sessanta. Qualcun altro mi ha detto che non sono riuscita a maturare. È vero che non ho stirato i miei capelli, né ricoperto la lacca di un tempo. Ed è pur vero che mi piacciono ancora le cose africane come le sculture, i vestiti e la gente. Ed è anche vero che la lotta è al primo posto nella mia mente, e che mi batto sempre per la disciplina, la mia rabbia non è scomparsa e che ancora non sopporto il mito dell'Eldorado e ancora non mi piacciono gli uno e uno e ancora non mi piacciono quelli del crack, droga, ma anche. Rockefeller e chiamo sbirro lo sbirro. È una festa, così penso. Riesce solo una volta ogni tanto. Sono comunque realmente felice d'essere leggermente fuori moda.